condivido molte delle cose che diceva Luigi, tra l'altro una delle cose che condivido è non abbiamo bisogno di cattivi maestri che spuntano a ogni più sospinto a dirci come dovremmo fare, perché loro hanno già, molti di questi hanno già dimostrato che hanno fallito nelle loro scelte. E ho scoperto anche che condivido l'esperienza dell'Erasmus, e questo mi porta a spiegare alcune cose che condividiamo anche sul tema dell'Europa. Credo che alcune delle cose che tu dicevi, anche delle provocazioni che hai fatto, cioè poi possono aprire il dibattito, la discussione, delle domande che verranno dal pubblico. Però mi muoverei proprio in questo solco, e se Stefano Sondaghi me lo consente, farei intervenire Silvia, la vice sindaco del comune di Bologna, che ha avuto la delega al bilancio, facendogli questa premessa, visto che è un'occasione pubblica per farlo, una premessa di metodo e di merito sull'attività che è stata fatta, perché tra le varie discussioni strabiche che si fanno in questo paese è quella per cui quando uno ha delle competenze professionali l'etichetta che viene data è quella di tecnico, quando invece ci sono delle scelte che partono da delle basi di competenze e delle basi di dati si dice ci vuole un politico. Io direi che l'esperienza dei tecnici da questo punto di vista, o meglio il mito dei tecnici, è finito con l'esperienza del governo Monti. E siamo nella fase in cui i politici devono essere dei tecnici con l'anima, cioè di persone che la loro competenza ce l'hanno e che hanno anche il coraggio di fare delle scelte e assumersi delle responsabilità politiche. E io penso che la delega che ha svolto Silva dimostra che ci possono essere dei tecnici con l'anima nel fare questo tipo di lavoro, ed è il motivo per il quale io gliel'ho già detto anche più volte e ripeto anche pubblicamente, non è il tempo di fare dei viaggi all'estero, cioè si possono fare anche successivamente perché c'è bisogno di un'attività in Polinesia, esattamente, cioè, si possono fare anche dopo perché abbiamo bisogno veramente di capire che quello che è stato fatto nel comune di Bologna e dopo andremo anche nel comune di Castenaso merita di essere conosciuto e ricordato, perché non so quanti in questa sala sanno qual è il taglio che comunque i comuni hanno avuto in questi anni, parliamo di 135 milioni su 200 milioni complessivamente. Complessivamente 200 milioni su un bilancio di 500 milioni, ecco. Ma credo che l'esperienza è la stessa. Quindi abbiamo avuto dei tagli poderosi agli enti pubblici che hanno imparato non solo più a non sprecare risorse, ma in qualche modo a innovare nel modo di organizzare le proprie risorse, nel modo di organizzare le proprie spese, nel modo di rendicontarne, nel modo di indicare delle priorità rispetto alla spesa pubblica. E in questo momento, cioè secondo me, siamo arrivati a un punto di svolta per cui se i comuni, diciamoci la verità, per una certa parte del ragionamento possono essere stati considerati dei soggetti passivi rispetto alla spending review, cioè tagliate e cercate di tagliare senza intaccare i servizi, oggi con queste riforme possono diventare dei soggetti attivi, cioè sganciandosi in qualche modo dal patto di stabilità interno, superando il patto di stabilità interno e muovendosi nella logica di un investimento pubblico che sia produttivo e che riguardi l'innovazione anche dal profilo di chi organizza un'impresa pubblica, perché di fatto è una macchina molto difficile da gestire come impresa pubblica, forse tra le più difficili al mondo. E allora credo che questa esperienza di mandato meriti di essere raccontata, e meriti di essere raccontato anche come possono oggi i comuni diventare non solo soggetti passivi ma anche soggetti attivi di un percorso di crescita che coinvolga gli enti